could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. In questo video continuiamo ancora con l'argomento relativo alla sirena, ma questa volta, a differenza del video precedente, cerchiamo di riprodurre il tono di una sirena bitonale con Arduino e aiutandoci anche con una libreria interna che è la libreria Ton. Però, come poi vedremo nel codice, la generazione di questi suoni sarà fatta in maniera non bloccante. Però, prima di continuare con questo argomento, ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto e gradisce questi contenuti, di iscriversi al canale e anche di attivare la campana delle notifiche, contrassegnando tutte le notifiche, in modo tale che non perde nessun video che io pubblico la domenica alle ore 12. E quindi ora andiamo a vedere come realizzare questa sirena. Chiaramente ci serve una scheda Arduino, che sia un Arduino 1, un Arduino compatibile, va bene uguale. E poi abbiamo di bisogno di un altoparlante, e un amplificatore e anche un filtro. E quindi poi dobbiamo scrivere del codice per generare i due toni e generarli anche con i tempi corretti. E quindi in questo caso, per andare a vedere i tempi, dobbiamo intanto sapere quale tipo di sirena vogliamo riprodurre. In questo caso si vedrà la riproduzione della sirena dell'ambulanza o vigili del fuoco, perché è lo stesso tipo di sirena. E queste sirene lavorano con due toni a due frequenze specifiche, 392 Hz, che corrisponde alla nota sol dell'ottava centrale, facendo un raffronto con la tastiera del pianoforte, e poi l'altra frequenza è 660 Hz, che in questo caso non è proprio il mi dell'ottava superiore, è piuttosto calante. E comunque questo solo per fare il confronto con la tastiera del pianoforte. E alternando questi due toni tranquillamente riproduciamo questa sirena. E riguardo i tempi, basta cercare su internet e si riescono a trovare. E praticamente si deve fare un ciclo di 3 secondi, dove per un secondo c'è il primo tono, quello basso. Poi ci sono tre successioni tra tono alto, tono basso, tono alto, da 167 millisecondi. Poi da capo il tono basso un secondo, e quindi si ripetono le tre successioni tono alto, tono basso, tono alto, da 167 millisecondi. Questo comunque poi lo vedremo meglio nel codice. E quindi una volta avuti questi tempi, non si tratta di fare altro che scrivere del codice che vada a riprodurre questi toni, però possibilmente in modo non bloccante, cioè tra un tono e l'altro, per ottenere una pausa si può sfruttare la funzione delay, ma in questo caso io sto bloccando il flusso del programma. Quindi per evitare questo mi aiuto con un'altra funzione, la funzione millis, ma devo usarla in maniera opportuna. In questo caso riesco a fare un programma che cicla sempre, e quindi posso anche svolgere altre attività nei momenti quando aspetto il cambio di tono. Comunque, ora vediamo il setup hardware e poi andiamo a vedere il codice. Ecco,
si vede sulla scrivania tutto quello che occorre per riprodurre in maniera prototipale questa sirena. Quindi qui abbiamo la basetta con Arduino 1, qui c'è una basetta breadboard, al momento non la sto usando, però può sempre tornare comoda. Poi qua abbiamo l'altoparlante. Qui dietro c'è l'amplificatore perché il segnale in uscita dalla scheda Arduino non è a potenza tale da poter comandare l'altoparlante. E questo è un filtro passabasso, perché il segnale che viene generato è di tipo a onda quadra, quindi molto ricco di armoniche. Questo filtro non fa altro che tagliare un bel po' di armoniche. E questo è il filtro che ho utilizzato nella seconda parte del video riguardo la sintesi vocale, che poi vi lascio in descrizione. E quindi questo è tutto il setup. Ora quindi andiamo a vedere come è strutturato il codice. E qua potete vedere proprio il codice relativo alla sirena. Quindi c'è qualche define, poi ci sono una serie di dichiarazioni fuori dalle funzioni setup e void, perché mi servono che queste variabili siano globali. E allora abbiamo questi due, previous millis e previous millis led. Queste due variabili servono per acquisire la lettura dalla funzione millis, dove la prima variabile è quella usata per i toni della sirena, la seconda variabile è quella per fare lampeggiare un LED. Infatti, proprio per dimostrare che questo codice non è bloccante, oltre al suono della sirena si vedrà lampeggiare un LED. Poi, come costante ho definito wait LED pari a 1000 millisecondi, quindi un secondo. Cambiando questo valore, cambio il tempo di lampeggio del LED. Poi, qua abbiamo un'altra variabile invece interval, e questa serve per il codice della sirena. Infatti, questa variabile assumerà i vari tempi di attesa dei toni che vengono riprodotti. Poi abbiamo queste altre variabili, tono 1, tono 2, cioè ton 1, ton 2, e qua ci sono le due frequenze, 392 e 660. Poi abbiamo un array di interi senza segno di 8 elementi. E l'ho chiamato duration. Praticamente qua ci sono le varie pause che si devono rispettare per ogni tono che viene riprodotto. E poi questa variabile tonval che praticamente va a prendere o questo valore o quest'altro valore, viene passato proprio alla funzione ton che fa parte della libreria core di Arduino, quindi si trova già dentro l'ambiente di sviluppo. E quindi a questo punto abbiamo la funzione setup, dove sto inizializzando l'array duration. E infatti qua ho scritto 1167, 167, 167 e così via. Poi da capo 1000, eccetera. Quindi questo è tutto il ciclo che deve essere riprodotto. E quindi a questo punto comincio già a programmare la variabile, ad assegnare la variabile interval al primo elemento di questo array, infatti uguale duration di 0. E quindi anche tonval si prende ton 1, cioè si va a prendere questo valore 392, il tono basso. Poi qua c'è questa variabile index, questa mi serve per scorrere questo array che ora vedremo nella funzione loop. E infatti prima però di andare nella funzione loop,
c'è questa riga pin mod 13 output perché dico che il pin 13 viene usato come uscita, e infatti uso questo perché a bordo della scheda c'è già il LED e farò lampeggiare proprio questo LED. Andiamo alla funzione loop. Quindi, dentro la funzione loop abbiamo tutto il conteggio dei tempi ed ecco che cominciamo a chiamare in causa la funzione millis. Quindi con millis ci viene restituito il tempo a quell'istante, espresso in millisecondi. Facciamo la sottrazione fra questo valore e previous millis, che è stata inizializzata a 0. Se questo valore risulta maggiore di interval, allora cominciamo a fare una serie di cose, altrimenti no. E se non fosse maggiore di interval, in questo caso quasi apre la parentesi dell'if graffa, quasi chiude, allora troviamo questo. E c'è scritto ton 8 ton val, e quindi così riproduciamo la frequenza passata tramite questa variabile e la portiamo fuori sul pin 8. Poi, oltre questo, andiamo a portare sul LED questa variabile state che assume dei valori complementari. Questa variabile state è stata dichiarata, di tipo bool, quindi può essere true o false, che poi tradotta diventa o 1 o 0. E allora non facciamo altro che con questa istruzione portare lo stato di questa variabile su LED. Siccome è true, quindi al primo giro questa accenderà il LED. Anche qua chiamo in causa la funzione millis. Infatti dico se millis meno previous millis LED è maggiore di wait LED, allora vado ad aggiornare la variabile previous millis LED e inverto lo stato. Infatti c'è questa assegnazione state uguale not state, e siccome qua è nella funzione loop viene chiamata in ciclo e quindi vedremo il lampeggio. Ma tornando alla parte della sirena, anche qui se questa sottrazione da un valore che è maggiore a questo interval, che interval è stato assegnato con i valori dell'array visto qua, e allora comincia a fare delle operazioni il codice. Infatti dice se ton val è uguale a ton 1, in questo caso ho dovuto ripetere l'uguale perché voglio dire ha veramente il valore di ton 1, allora ton val viene assegnato a ton 2, altrimenti assegno ton 1, nel senso che vado a fare la commutazione della frequenza. Quindi se avevo 392 troverò 660, se avevo 660 troverò 392. Queste sono le due frequenze. Poi a questo punto devo fare anche un controllo sull'indice, perché dopo che ho cambiato il tono di frequenza devo anche cambiare il tempo da rispettare. E allora che faccio? Se index è minore di 7, allora faccio un incremento e così vado al valore successivo dell'array. Ma giustamente, se non facessi questo controllo e incrementassi semplicemente, dopo gli 8 valori, tranquillamente il programma manderebbe il circuito in hard fault, perché va ad accedere a una zona di memoria che non gli compete. E allora ecco perché c'è questo controllo. Infatti, se index è minore di 7, tranquillamente incremento. Se non è così, allora index lo riporto a 0. Così in questo caso sono sicuro che questa variabile index si muove da 0 a 7. E dopo che ho fatto questo, quindi assegno interval a duration parentesi però di index, che è questa variabile che vado ad aggiornare in questo punto del codice.
quindi ho eseguito tutto quello che c'è dentro l'if. Dopo chiamo la funzione ton con questa variabile che è stata già aggiornata e quindi il ciclo si ripete. E quindi, come si può osservare, i due processi, questo e quest'altro, sono praticamente indipendenti, ma tutte e due girano nello stesso loop e girano con tempi diversi. Ora, a questo punto, andiamo a vedere che effetto fa. Quindi carichiamo il codice e ci spostiamo sul lato della scrivania e ascolteremo il tono di questa sirena. Ecco, il codice è già caricato e ora basta alzare il volume e quindi avete sentito il suono che è molto molto simile a quello di una sirena autentica dei mezzi di soccorso, ambulanza o vigili del fuoco. Un'altra volta. Poi, se ci focalizziamo un momento sulla scheda, ecco, qua si vede che il LED lampeggia e lampeggia indipendentemente da quello che sta succedendo. Infatti, se ora aumento da capo il volume, ecco, in questo caso vediamo che il LED lampeggia con un secondo on, un secondo off, perché gli ho dato quel tempo. E tranquillamente vediamo che dall'altoparlante esce tranquillamente il suono. Ecco quindi la potenza della funzione Millis. E quindi questo è l'effetto del codice. Ovviamente questo codice poi io lo metterò sul mio repository GitHub e lascio il link nella descrizione, così chi vuole lo può scaricare, se lo può sperimentare, modificare e fare quello che ritiene opportuno. E questo è anche un modo per vedere come impiegare la funzione Millis per fare dei processi non bloccanti, dei codici non bloccanti e poi un po' si è giocati con abbiamo giocato con la libreria Ton. Ora a questo punto andiamo a fare anche una misura con l'oscilloscopio per vedere com'è l'andamento di questo segnale che arriva all'altoparlante, com'è nel tempo. E quindi a questo punto ci apprestiamo a fare la misura. Qua potete vedere proprio il segnale che viene generato dalla scheda Arduino 1 e infatti si vede la commutazione dei toni che è proprio in linea con quello che viene riprodotto dall'altoparlante. Infatti, se vedete qui le commutazioni della frequenza e alzo un po' il volume, ecco, praticamente vedete che i cambi di frequenza giustamente corrispondono con quello che viene riprodotto in altoparlante. E qua noi vediamo un'onda quadra, un'onda rettangolare per la precisione, perché siamo all'ingresso del filtro oppure direttamente all'uscita della scheda Arduino. Infatti, qua la sonda è stata posizionata proprio all'uscita della scheda Arduino. Ora torniamo da capo qua sull'oscilloscopio. Ecco, questa volta vado a spostare la sonda all'uscita, quindi sarebbe all'ingresso dell'amplificatore. Ecco qua. Questo invece è il segnale che entra nell'amplificatore
e poi viene riprodotto dall'altoparlante e ovviamente non è più un'onda quadra per ovvi motivi, perché il filtro è di tipo RC, quindi c'è una variazione della forma d'onda. Infatti, molte frequenze armoniche sono state attenuate. Ecco perché questa è la forma del segnale. Ecco, qui potete vedere in alto la traccia nel dominio del tempo ed è il segnale che viene inviato all'ingresso dell'amplificatore. E sotto invece c'è proprio l'analisi in frequenza, c'è la FFT e come si vede cambia perché cambiano i toni qui del segnale. Infatti abbiamo il tono predominante a 392 e poi c'è l'altro a 660 Hz. Solo che se andate a guardare nella parte in alto a destra, quella evidenziata in giallo, ecco qua, e per lo più rimane la frequenza di 390. Ecco, ora c'è 660, 392, ora dovrebbe cambiare, ecco, 660 e che giustamente sono le frequenze generate da questa scheda e sono anche molto fedeli a quelle programmate. E comunque qui sotto si ha proprio la trasformata di Fourier, quindi abbiamo l'andamento nel dominio della frequenza di questo segnale che poi tramite amplificatore arriva all'altoparlante. E quindi per avere il confronto e quindi questo è quello che si è ottenuto da questa scheda. E per dimostrare che i due processi, quel lampeggio del LED e la sirena, sono indipendenti, facciamo un'altra variazione nel codice. Quindi qua anziché di 1000 io vado a mettere per esempio 100 e lo carico. E come si vede il LED lampeggia più veloce, ma la sirena riproduce i suoi toni senza problemi e invece il LED ha cambiato frequenza di lampeggio. Quindi questo a dimostrare che praticamente i due processi sono indipendenti e quindi in questo caso, essendo indipendenti, ognuno gira per gli affari propri con i suoi tempi. E quindi questo video finisce qua, però questa è la prima parte di un progetto che prevede anche la realizzazione di una luce rotante, anche perché abbiamo la sirena e a questo punto la completiamo proprio con la realizzazione della luce rotante che verrà fatta con dei LED e verrà coinvolta anche la stampante 3D. E però questo si vedrà in un prossimo video. Quindi, se avete ritenuto interessante questo video, se vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like, di condividere, di commentare e noi ci vediamo al prossimo video.